Buonasera. Come va? Buonasera tifose e tifosi, amiche e amici, simpatizzanti del Follonica Camorrano. Bentornate e bentornati alla sagra del tortello e della bistecca. Appuntamento tradizionale per l'estate bianco-rosso-blu e bella occasione per presentarvi tutte le squadre del panorama Nova Solmine. Ricordiamo, vista la presenza di tante squadre e tantissimi giovani calciatori, questa sera presenteremo tutte le formazioni della scuola calcio del Follonica Camorrano e del Massa Valpiana. Domani sera procederemo invece con il settore giovanile agonistico di Follonica Camorrano e Massa Valpiana, prima squadra juniores e calcio 5 femminile del Follonica Camorrano, prima squadra juniores dello Scalino Calcio 2020 e juniores del Massa Valpiana. Procediamo con i ringraziamenti, con il ringraziare il personale, i volontari della sagra. Grande applauso. Un applauso anche al presidente Paolo Balloni. Il presidente non so se vuole raggiungermi qua sul palco. Altrimenti chiamo con me Marco Comparini, responsabile del settore giovanile. Corrado Ingenito, responsabile della scuola calcio. E Fabio Maci, presidente dei Leoni di Maremma. Presidente, volevi dire qualcosa dopo? Il presidente ci dice qualcosa dopo? Facciamo dire due parole qua a Marco Comparini, ricordiamolo, responsabile del settore giovanile bianco-rosso-blu. Ricordiamo, quest'anno siamo per il secondo anno consecutivo Elite Center dell'Empoli e appunto abbiamo una buona struttura, un'ottima struttura del settore giovanile e della scuola calcio. Sì, buonasera a tutti, benvenuti di nuovo, sono contentissimo di questo nuovo ruolo che mi è stato affidato dalla società, perché soprattutto questa società punta molto sul settore giovanile ed in primis su questi giovani ragazzi che sono e saranno il futuro della società. Perché il Follonica Camorrano punta sui giovani? Punta sui giovani ormai è andato di fatto, perché come potete vedere già nella struttura della prima squadra ci sono molti ragazzi del posto e quindi il nostro augurio è che un domani ci sarete voi, tanti di voi, perché voi siete il futuro della società. L'accordo con l'Empoli prosegue molto bene, siamo al secondo anno di un triennio già sottoscritto, quindi siete e siamo tutti monitorati ed abbiamo il loro supporto. In più quest'anno tengo a comunicare, per chi non lo sa, che abbiamo fatto un accordo anche con il Massa Valpiana, perché diciamo il nostro territorio va tutelato e tutti voi avete il diritto di giocare. Perché solo giocare i ragazzi crescono ed hanno la possibilità di avere un futuro. Quindi siamo contentissimi di questa collaborazione e ci auguriamo che tutti voi siate soddisfatti come lo siamo noi in fase di partenza. Grazie. Grazie a Marco Comparini, un grandissimo applauso. Corrado Ingenito, nuovo acquisto della stagione 2024-2025, doppio ruolo, ricordiamolo, vice allenatore della prima squadra e responsabile della scuola calcio. Corrado, abbiamo un fiore all'occhiello qua, tantissimi bimbi, li vediamo dai più piccoli del 2020 ai più giovani del 2012, fair play, educazione, rispetto, insomma sono questi un po' i dettami, no, della società. Sì, buonasera a tutti, vorrei dire che oltre ai ragazzi abbiamo quel gruppo di allenatori, istruttori che saranno fondamentali, a cui farei un applauso perché sono loro che poi rincorreranno a destra e a sinistra i vostri figli soprattutto. Però no, come dicevi Andrea giustamente, quei valori, il comportamento, l'etica, il rispetto delle regole, il rispetto degli allenatori che faranno crescere tutti i ragazzi, per noi sarà fondamentale. Abbiamo la fortuna di lavorare in un ambiente veramente di altissimo livello e quindi non vediamo l'ora di iniziare, ecco. Benissimo, un grande applauso. Allora, Leone di Maremma, quest'anno abbiamo le annate 2015-2016, che stagioni ci dobbiamo aspettare? Sono Pietro.
la stagione come l'anno sempre. Scorso abbiamo fatto dei buoni risultati, abbiamo un sacco di ragazzi, Pietro e Mario, quindi veramente da augurare un buon lavoro a tutti i ragazzi e all'allenatore. Benissimo, un grande applauso a Fabio Maci. Bravo. Allora chiamerei qua sul palco l'altra parte dello staff, ovvero Massimo Vannetti, responsabile organizzativo di tornei e partite. Poi ricordiamo abbiamo un responsabile dell'area motoria che è Marco Coralli e un organizzatore per la comunicazione con i genitori e team manager della scuola calcio che è Pino Badalamenti. Chiamerei anche gli istruttori dei portieri Riccardo Nelli e Carmine Iacomino. Allora Massimo, volevi spendere due parole anche te su questi bimbi? Niente, ci aspettiamo una stagione buona, siamo tutti cari per partire, quindi anche con l'apporto di Corrado siamo cari per partire, tutto qua. Benissimo, un grandissimo applauso anche il preparatore dei portieri. Vai Bonda! Sì, bocca al lupo a tutti, si sa, il nome del portiere è difficile, quindi va tutelato e quest'anno cercheremo come tutti gli anni, anzi quest'anno sempre di più, insieme a Riccardo, di fare qualcosa in più. Benissimo, grazie mille. Allora, chiamo con me Marco Comparini per presentare a questo punto la prima novità di quest'anno, la scuola calcio del Massa Valpiana, che assieme al settore giovanile fa parte appunto di questa nuova collaborazione della nuova stagione. Sì, stiamo lavorando per diventare una grande famiglia. Quest'anno sarà un anno di consolidamento, ma siamo già a buon punto. Fisicamente i ragazzi del Massa Valpiana mi vedranno a me abbastanza spesso sui campi, perché va costruito, diciamo, questo percorso. Io sono convinto che è un percorso che può portare benefici a tutti, quindi sono ottimista sulla riuscita di questo accordo. Allora chiamerei sul palco la scuola calcio del Massa Valpiana con il responsabile Dario Ciardiello. Prego, tutti veloci quando vi chiamo, tutti velocissimi sul palco. Tutti sul palco. Tutti sul palco. Partite da là. Mettiamoci noi un po' più qua, diamo spazio a tutti questi bimbi. Allora, abbiamo la squadra degli esordienti 2012-2013 con l'allenatore Yuri Barontini, che allena anche i Pulcini anno 2014, 2015 e 2016, e l'allenatore Francesco Di Fato per i primi calci 2017, 2018 e 2019. Allora, chiamo tutti i bimbi qua presenti, se vi chiamo alzate la mano, mi raccomando, fatevi vedere e fatevi dare un grosso applauso, mi raccomando. Allora, con gli esordienti abbiamo Leonardo Pallini, Akia Saliowski, Karim Hamza, Alessandro Gestri, Mattia Malossi, bravi, quando ci siete alzate la mano, Basri Romanowski, Besar Romanowski, Francesco Bellanca, fatevi vedere, anche un passo avanti, Lasco Montomoli, Enis Suleimani, Manuel Mangione e Vinicius De Araiu, grande tifo. Poi anno 2014, 2015 e 2016 abbiamo Irio Barontini, bravo, un passo avanti, Ettore Bertinelli, Wesley Muglio, Recep Islami, Giuseppe Bufalini, Marco Favilli, Tommy Lorenzoni e Andrea Lorenzoni. Io chiedo, mi raccomando, al pubblico e a tutti i ragazzi di applaudire sempre. Anno 2017, 2018 e 2019, primi calci, abbiamo Mattia Billi, Cristian Caruso, presente? Non è presente. Ernesto Di Fato, Lorenzo Gabricci, Gabriel Mangione, Ismael Lorenzo Pagni, Reyes Gruglion Cesare Emanuel e Dario Sorresina, eccolo qua. Allora, questo è il Massa Valpiana Scuola Calcio. Ciao
Allora, potete lasciare il palco, prendetevi il vostro applauso. Andiamo velocissimi, che le squadre sono tantissime, i bimbi sono tantissimi. Allora, chiamo adesso tre squadre qua sul palco insieme a me, che sono i Piccoli Amici 2019-2020, i Piccoli Amici 2018 e i Primi Calci 2017. Tutti sul palco. Ricordiamo 2019-2020, Piccoli Amici, Under 6, giocano in 3 contro 3. Gli istruttori sono Lisa Demi, Diego e Diego Orlandini. Poi abbiamo Piccoli Amici 2018, Under 7, giocano in 4 contro 4. Gli istruttori sono Francesco Battaglia e Lorenzo Villareale. Mentre i Primi Calci 2017, Under 8, giocano in 5 contro 5. Gli istruttori sono Tiziano Neri e Diego Orlandini. Allora, mi raccomando, anche voi, quando vi chiamo alzate la mano, Leone Coppola, eccolo qua, Alessio Longobucco, Matteo Mocciola, Lorenzo Iacomino, Valentino De Bianchi, Cosimo Raccioppi e Dennis Agafitei. Allora, dei 2017, non so se manca qualcuno, comunque chiamo Rocco Bugelli, Marco Iacomino e Diego Raspollini. Allora, un grossissimo applauso. Ti avevo chiamato, chi sei tu? Vieni qua. Rocco. Grande Rocco, un grandissimo applauso. Allora, potete lasciare il palco, ricordiamo i Piccoli Amici 2019-2020, Piccoli Amici 2018 e Primi Calci 2017. Voi se volete potete rimanere anche qua come volete. Allora, abbiamo adesso le due annate dei Leoni di Maremma e chiamo qua sul palco i Primi Calci 2016. Velocissimi, velocissimi. Con gli istruttori Nicola Andreini e Lorenzo Villareale. Tutti in fila, bravi, abbracciati. Ricordiamolo, giocano in 5 contro 5, questi sono giovanissimi, under 9, piccolissimi. Allora, abbiamo Samuele Brogi, sempre mano alzata, un passo avanti. Nicolas Di Lucia, Giacomo Di Vilio, Federico Giuditta. Vediamo quando appare il primo che chiamo. Diego Luzzi, eccolo. Mi raccomando, grossi applausi, Leonardo Montomoli, eccolo qua. Manuel Neri, Mattia Piva, Santiago Puntoni e Francesco Saavedra. Ho dimenticato qualcuno? Allora, ditemi nome e cognome. Mattia Bernardini. Grandissimo applauso. Chi manca? Lorenzo Guagnano. Applauso. Tommaso Ciampi. E un altro applauso. Manca lui, a voce altissima, Lorenzo Lopreschi. Eccolo qua. Allora, un altro grandissimo applauso per i Primi Calci 2016. Prego, potete lasciare il palco. E chiamo invece qua sul palco i Pulcini 2015, sempre di Leoni di Maremma. Qua abbiamo un gruppo un po' più nutrito, qua sul palco sempre tutti in fila, con gli istruttori Marco Di Fiore e Flavio Peccianti. Vai, vai! Allora, in fila, mi raccomando, bravi, così abbracciati come una vera squadra. Quando vi chiamo, mano alzata e passo avanti. Allora, abbiamo Murtada Beleiara, Giacomo Borracelli, Samuele Cacciaguerra, Giulio Carlucci, Mirko Ditella, Luigi Innocenti, Cristian Iodice, Gioele Liparoto, Enea Pazzagli, Alberto Petitto, Mattia Di Bello,
Alessandro Sinisin, Mattia Giovani, Kevin Rossi, Sairi Sauna, Liam Gagliardi, Sasha Biagetti, Matteo Mosca e Paolo Esperto. Chi ha dimenticato? Nessuno. Allora, un grandissimo applauso ai Leoni di Maremma, Puzzoli 2015. Prego, potete lasciare il palco. Liam! Gremitissimo gruppo. Passiamo adesso ad un'altra società, ad un'altra squadra invece del Follani Cagavorrano, i Pulcini 2014. Under 11 giocano in 7 contro 7. Chiamo qua sul palco anche gli istruttori Emanuele Luzzi, Massimo Toninelli e Alessandro Bonaguidi. Eccoli qua, allora tutti schierati, sempre mano alzata e passo avanti. A Luzzi, Luzzi voleva dire qualcosa? Dalla regia mi fanno segno di sì. Allora, abbiamo Alessandro Barracani, Leonardo Borracelli, Lorenzo e Campinotti, com'è? Sempre Lorenzo. Allora, Lorenzo Campinotti, Alessio Bracali, Niccolò Cerboni, Diego Di Marino, Elia Galanti, Francesco Iacomino, Leonardo Manetti, Daniele Rencricca, Lorenzo Roselli, Leonardo Saitta, Matteo Sechi, Marco Sechi, scusate, e Akwasi Kwarteng. Chi ho dimenticato? Allora, a voce altissima, chi ho dimenticato, mi raccomando, nome e cognome. Santiago Salvestroni. Applauso. Venite qua, venite qua. Francesco Rossi. Applauso. Danny Palacin Guerrero. E un grandissimo applauso ai Pulcini 2014. Chi manca? Vieni, vieni qua. A voce altissima, mi raccomando. Pedro Palacin Guerrero. Grandissimo applauso ai Pulcini 2014 del Follani Cagavorrano, prego. Allora, chiamo qua sul palco, velocissimi, gli esordienti 2013. Va bene, va bene, va bene. Allora, esordienti 2013 con gli istruttori Francesco Confortini e Davide Martinozzi. Una parola, dai, una parola sul gruppo. No, lo so, non la so. Allora, esordienti 2013 sono under 12 e giocano in 9 contro 9, giusto? Mi raccomando, mano alzata e passo avanti, voi siete tantissimi. Alessandro Azzeni, ricordatevi gli applausi. Lorenzo Buzzegoli, Cesare Cilemmi, Samuele Costabile, Giuseppe Cromucci, Andrea D'Alessandro, Giulio Del Pasqua, Pietro Del Pasqua, Rocco Fidanza, Claudio Fiorini, Denis Asan, Riccardo Lazzara, Lazzara, ok, Lazzara, Fabian Livalli, Diego Luti, Alessio Maione, Mattia Milone, Daniele Mogavero, eccolo qua, Emanuele Panico, Alessio Paolino, Matteo Poccioni, Samuele Spano, Spanò, Spanò, Charlie Todaro, Niccolò Trafeli, Kevin Gagliardi, Alessandro Pacenti e Tommaso Pulcini.
Chi non ho chiamato? Vieni qua, venite qua, quelli che non ho chiamato. Allora, nome e cognome, ti devi prendere l'applauso, mi raccomando. Salvatore Ciccotti. Applauso. Dario Motto. Applauso. Manca qualcuno? Allora, rinnoviamo il grandissimo applauso agli esordienti 2013 del Follonica Cavarrano. Prego. Attenzione, attenzione là, Chiamo qua sul palco l'ultima squadra di questa sera. Sono gli esordienti 2012 del Follonica Cavarrano. Under 13, anche loro giocano il 9 contro 9. Gli istruttori sono Massimo Vannetti, che dovrebbe essere già qua presente, e Thomas Cerboni. Tutti in fila, anche voi alzate la mano e passo avanti, Vai, abbiamo Mamadou Baleyara, Niccolò Bonaguidi, Mirko Carnevale, Brando Caselli, Giovanni Cerullo, Gabriele Cott, Diego Di Fiore, Filippo Ditella, Renato Fabbri, Gabriel Gaudino, Matteo Giusti, Adriano La Pietra, Matteo Malventi, Leonardo Mancini, Adam Mangani, ho detto bene? Mangani, Francesco Pagliarini, Marco Radi, Samuele Santini, Elia Straccali, Ivan Petrazzullo e Lorenzo Zaccariello. Ho sbagliato il cognome? Sì, Petrazzuolo. Petrazzuolo. Chi non ho chiamato? Tutti chiamati. Allora, sono stato bravo stavolta. Allora, grandissimo applauso agli esordienti 2012 del Follonica Cavarrano. Io non so se nel frattempo il presidente Paolo Palloni ci voleva raggiungere. Ok, qualche allenatore o qualcuno che vuole dire qualcosa sulla nuova stagione? Allora, siamo alla conclusione della serata, io vi ricordo. La sagra prosegue anche domani, presenteremo il settore giovanile agonistico del Follonica Cavarrano e del Massa Valpiana. La prima squadra è la Juniores e il femminile del Follonica Cavarrano, la prima squadra è la Juniores dello Scalino Calcio 2020 e la Juniores del Massa Valpiana. Allora, tutti i bimbi sul palco? Uno alla volta. Il presidente ora farà un salto. Mi raccomando, tutti ordinati per la foto, ragazzi, Ordinati. Senti qua. Il presidente allora Paolo Palloni. Allora, prima di dare l'appuntamento a domani, due parole su questi bimbi coloratissimi. Buonasera a tutti. Ragazzi, bisogna imparare con i nostri allenatori a fare come fanno l'Empoli, avere un comportamento per benino. Ragazzi, ecco, penso la scuola calcio comincia da qui. Grazie di essere venuti, è stata una cosa bellissima. Ci vogliamo provare anche quest'anno a crescere, a migliorare con il nostro staff. Un grosso bocca al lupo
un benvenuto a Massa Valpiana e grazie a voi genitori che date una mano a questi ragazzi per farli crescere nel modo migliore. Il Follone è Cavarrando e l'ambiente è d'alto. Buona serata a tutti. Grazie Presidente Paolo Balloni, un grande applauso. Buonanotte a tutti, vi ricordo anche domani sera, mi raccomando, settore giovanile agonistico del Follonica Cavarrano e del Massa Valpiana, prima squadra juniores e femminile del Follonica Cavarrano, prima squadra juniores dello Scavino Calcio 2020 e juniores del Massa Valpiana. Buonanotte a tutti! Allora, anche a scendere dal palco, mi raccomando, piano piano, ordinati dalle scale. Dalle scale, Pietro.